Con Mister Benedetti l'Arezzo vince 4-0 sulla Narnese, una partita che però si è messa subito in discesa per gli Amaranto, vista anche l'espulsione, insomma. Sì, è stata una partita che l'Arezzo ha vinto meritatamente. Si è vista la differenza di valori in campo, vuoi per il risultato che è riuscito a sbloccare subito a inizio gara, vuoi anche per l'espulsione subito dopo. Però è stata una partita dove l'Arezzo non ha mai rischiato e ha sempre imposto il proprio gioco. Guardando la formazione, visto che oggi c'era questo debutto del 4-4-2, è cresciuto Bellavigna, terzino destro, e poi a centrocampo si sono trovati subito gli equilibri. Merito di Rubechini, che era l'esterno sinistro tanto atteso che mancava a questa squadra, oppure subito dell'intesa che si era trovata tra Carfora e Carteri? Ma diciamo che questa squadra ha giocatori adatti per applicare questo modulo perché Soucy e Invernizzi possono coesistere, l'hanno dimostrato oggi. Con Rubechini e Di Santo sugli esterni la squadra può avere sia profondità sia qualità negli uno contro uno e Carteri e Carfora sono stati bravi a dare equilibrio in questo modulo. Cosa ti è piaciuto di più oggi di questa partita? Ma mi è piaciuto l'atteggiamento che la squadra ha avuto sin da subito, perché ha iniziato subito molto aggressiva e giocando subito ad alta intensità, ha messo subito in apprensione la Narnese, poi ecco, la differenza l'ha fatta proprio la qualità dell'organico. Adesso, dopo che c'è stata questa vittoria con l'Ostia, è arrivato anche il primo successo casalingo. Secondo te, Mezzanotti forse riproporrà questo 4-2, forse ha dato maggiore solidità, soprattutto in fase di possesso palla, anche se, come hai detto, insomma, c'è stata questa espulsione un po' da rivedere, magari quando ci sarà un avversario che giocherà 11 contro 11. Sì, da rivedere magari con avversari di caratura superiore, però penso che questo modulo può essere tranquillamente riproposto perché comunque con la presenza sia di Invernizzi sia di Essussi si tengono maggiormente in apprensione le difese avversarie. Ecco, poi con Rubechini, Di Santo e Carteri e Carfora penso che la squadra riesca ad avere comunque il suo equilibrio.